che sia superiore alla critica, quindi che sia in vendita, valga. Bene, ecco, questo è quanto. L'altra questione che volevo soltanto dirvi, allora qua uno sarebbe contento, no, di dire bene, ho calcolato il profilo, va tutto bene. Ecco, la cosa che io farei invece è andare a vedere il summary degli errori, dei warnings e delle note. Ecco, aprendo questo summary, dunque, aspettate, non me l'ha fatto perché? Perché allora nelle opzioni non gli ho detto di tenerne conto. Allora, vediamo un po' le opzioni. Aspettate che guardo se le trovo, sono sicuro che c'è da qualche parte. Da qualche parte c'è l'opzione che dice a che livello volete conoscere i warnings, e quindi c'è il livello beginner eccetera eccetera fino a un livello che vi fa venire mal di testa, perché uno dopo capisce che ci sono delle cose che non vanno. Però non la trovo, aspettatemi solo un secondo che guardo se è qui. Potrebbe essere nella finestra di calcolo, aspettate un attimo. Potrebbe essere qui. Niente, questa non la trovo. Comunque, morale, non è strettamente necessario per noi ora. C'è un'opzione che al momento attuale non riesco a trovare, che mi permette di dirvi che livello di warning volete. Un'altra cosa che volevo farvi notare, poi chiudiamo, sotto cross sections vi dà anche la possibilità di personalizzare il grafico, e lo trovate praticamente sotto le opzioni, che vi dice, sostanzialmente vi chiede quali sono plot options, eccolo qui, quali sono le variabili che volete considerare, che volete visualizzare, vi dà la possibilità di cambiare i titoli, di cambiare le leggende, eccetera eccetera. Ecco, allora concludo dicendovi, io questo l'ho usato tante volte, i professionisti lo usano, se avete l'opportunità vi consiglierei di guardarlo. Bene, allora ricapitoliamo, io aspetto un'email da qualcuno di voi e con il numero degli iscritti, e vi ripeto, se qualcuno lo vuole fare il giorno prima, specialmente se andiamo oltre i 30 diventa necessario, quindi ricordatevelo questo, mi raccomando, non avete detto di no, quindi assumiamo che non lo sia, però se qualcuno vuole venire il giorno prima, volentieri. L'ultima cosa che volevo dirvi è, vi volevo ringraziare perché siete stati bravi, devo dire che non avete mai fatto tribolare, e secondo me siete proprio bravi, l'impressione che ho avuto io è che lo siate, vi ho sempre visti molto attenti. Bene. Grazie. Grazie.